siamo venuti da diversi parti della Cina. E ho 28 anni e il mio capo, il mio collega, ha 34 anni. 40. Quindi noi siamo molto fortunati, molto contenti di avere questa occasione a questo bel posto. Cioè, come già ha fatto questa introduzione, come questo signore, quindi abbiamo fatto un pattugliamento semplice, anche faranno più in questi giorni con i colleghi italiani a questo posto, a questa bella città. Ma lei Mario? Sì. Qual è il suo nome? Zhang. Il mio nome ufficiale cinese è Zhang Hailin. Zhang è un family name, e quello Hailin che significa il mare e la foresta. Ma perché ho studiato questa lingua, quindi quando studiavo questa lingua avevo un nome italiano, è Mario. Sì. Quindi i miei amici italiani mi hanno chiamato Mario. Sì. Ma lei l'ha studiata in Italia, la sua lingua? In Cina. Sì. E di dov'è? Di Qinhuangdao, una città vicino a Pechino, anche una città molto bella, un po' simile a questa bella Venezia, anche una città vicino al mare. Sì. E lui da dove arriva? Forse vuoi usare l'inglese? Where you come from? I'm from Zhejiang province, China. Xinjiang? Zhejiang. Zhejiang. Yeah, Z H E near Shanghai. Yes. Yes. Come mai siete stati scelti proprio voi per venire qui in Italia? Oh, ho capito. Perché questa, come si dice, questa collaborazione fra Italia e Cina è molto importante per noi, perché ci tengono, ci teniamo molto a questa realtà. Quindi abbiamo preparato bene per questo. Quindi alcuni dei miei colleghi come me parliamo italiano, e poi come il mio collega, lui parla inglese e ha abbastanza sufficiente esperienza a quella cooperazione fra diversi paesi, quindi ha esperienza internazionale di questo. Quindi cioè, eccolo noi a partecipare a questa attività. Ma